Ed ecco arrivato il momento della rubrica I Sibillini, quei monti azzurri che di qua scopro, con l'amico Paolo Ciccarelli, che abbiamo già al telefono. Pronto? Pronto, eccolo. Ciao, come va allora? Com'è passato Ferragosto? Ma benino. 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 Senti, allora, prima di parlare dell'argomento di oggi, che come appunto mi ha anticipato al telefono è il fiastrone, oggi insomma grande puntata, io volevo ringraziarti per la bella foto che mi hai mandato riguardo il lago di Pilato, dove appunto mi avevi scritto con il contorno rosso, no? Con questi piccoli contorni rossi che sono appunto i crostacei che fanno i crostacei che in questo periodo sono molto molto numerosi, quindi si affollano tutti quanti, soprattutto lungo i bordi del lago, e da lontano la foto forse rende poco, però dal vivo effettivamente si vedeva molto questa variazione di colore, insomma arancione sul bordo. Che poi tu eri dall'alto, cioè sulla cresta del vettore, giusto? Mi trovavo sulla cresta vicino del lago, stavo facendo tutte quante le cime, e è stata un'escursione lunghissima perché poi abbiamo lasciato due macchine, una a Posca di Presta, un'altra a Casali di Ussita. Abbiamo fatto una traversata, partite alle 8:45 di mattina, tornate alle 9:15 di sera. Quindi... Mamma mia, questo è un percorso nuovo, cioè non ne hai parlato l'altra volta, questo è per esperti in questo percorso. Sì, no, diciamo che questo qui abbina, diciamo, numerosi sentieri, ecco, li abbiamo uniti con il gruppo storico di trekking Monti Azzurri, quindi eravamo in quattro persone. Però... e abbiamo fatto veramente una bella passeggiata, insomma una bella escursione. Bello, il tempo era buono, era ottimo, perché esatto, ho visto appunto sì, che ed è rimasto sempre così il tempo, perché so che in montagna di pomeriggio ogni tanto qualche nube un po' stato qualche addensamento un po' nel tardo pomeriggio, quando eravamo quasi arrivati, ci trovavamo sul Monte Bove, che è, diciamo, un'oretta e mezza dalla macchina, due orette al massimo, però no, è stato sempre bello. Sempre buono. Quanti chilometri? Abbiamo fatto quasi 30 chilometri, una traversata veramente... Complimenti. Veramente, ma questa, ecco, diciamo che uno la organizza, ecco, avendoci a disposizione soprattutto due macchine almeno, perché riesci ad avere due punti d'appoggio. E poi ecco con persone effettivamente un po' allenate e filate, perché poi 30 chilometri in montagna poi tantissimo, ecco, anche se noi ce l'abbiamo presa molto comoda. Beh, vabbè, si fa una passeggiata, insomma, ecco, non è che si deve fare una corsa o una gara, però 30 chilometri in montagna è impegnativo, cioè, sì, quasi 2000 e passa di metri di livello tra i sali scendi, quindi abbastanza impegnativa, insomma. In quanti eravate? In quattro. Beh, insomma, non era un gruppo numeroso, però ma quando si fanno queste escursioni un po' particolari, massimo, ecco, 3-4 persone si va bene. Non lo sapevo, vedi, questo, meglio poi, essere in pochi. Cominciamo a essere in più, magari c'è sempre magari qualcuno che rallenta un po'? Rallenta il fatto che comunque c'è sempre in proporzione un po', non so, può succedere qualcosa in più, qualche inconveniente in più. E noi sapevamo insomma il nostro passo qual era, che è più o meno simile, tutti coordinati. Per fare una cosa del genere, ecco, non è una funzione che magari di mezza giornata o poco più, qui ti dico, siamo partiti alle 4:30, alle 9, ecco, alle 9 di sera, quindi con le torce, con le tire, all'ultimo tratto, caspita. Molto bello comunque. Ma immagino, che suggestione poi, tra l'altro. Sì. Senti, ma anche gli altri tuoi amici, questi altri tre persone, cioè con loro l'hai fatto altre volte questo tragitto, oppure vi siete allenati e poi avete... No, guarda, questo tragitto è la prima volta che abbiamo fatto insieme. Logicamente sono tutti spezzoni uniti di sentieri che abbiamo fatto e fatto tantissime volte. Ecco, poi un mio amico Tony, che saluto, insieme ad Angelo ed Aldo,
gli ha preso soprattutto a Tony questa mattata, già ci ha mandato un'email, facciamo questo giro martedì che siamo in ferie, c'è anche Angelo, dico ma sì, va, se il tempo lo permette. Bene, oh ma ragazze niente. Ragazzi, veramente poco, poche. Sara che veniva, mi segue spesso, solo che attualmente con un bambino di 3 anni, no, non chiediamo troppo allora. A queste signore, veramente, no. Sì, anche se i bimbi, le escursioni quelle più facilini le abbiamo fatte. Immagino, quelle più facili, esatto, quelle più facili, insomma, si possono fare. Va bene, senti, allora, cominciamo un po' a parlare della Gola del Fiastrone, di questo posto incantevole. Prego. Sì, questo comprensorio del Fiastrone nel quale si possono osservare tre luoghi particolari. Uno sono le famose forre del fiume Fiastrone, che può essere paragonato un po' alla Gola dell'Infernaccio, sì. È una stretta forra scavata dal fiume Flowsor, che prima un tempo veniva chiamato così, e poi Fiastrone, scavata appunto attraverso la roccia milioni e milioni di anni. Poi abbiamo la famosa grotta dei Frati, sempre a ridosso della forra del Fiastrone, e un pochino più a nord-ovest, e poi un po' più staccate abbiamo le Lame Rosse, che parleremo più tardi. Bello, sì. Ecco, noi facciamo un brevissimo assunto di storia in questo luogo. Abbiamo tutto il tempo oggi, Paolo, quindi vai tranquillo. Ah sì, bene. Sì. Allora, diciamo che le Marche sono state sempre, da sempre, una terra di transito di numerose popolazioni, a partire dai Piceni e dagli Umbri. I Piceni che risiedevano un po' più verso la costa adriatica, e gli Umbri invece un po' più nelle zone interne. Uh-huh. Poi sono passati altre popolazioni del nord, soprattutto i Galli e i Visigoti. I Visigoti in particolare, sotto la guida di Alarico nel 408, dopo aver conquistato e distrutto purtroppo la città di Urbisaglia, si dirigevano verso Roma, passando per appunto la Gola del Fiastrone, poi Fiastra, Pieve Torito e Corsiorito. È per questo che dall'esistenza di questa via di comunicazione che la valle comunque ha un'indiscutibile influenza romana. Mm-hmm. E si succedettero poi molti altri, molte altre popolazioni, a partire dagli Ostrogoti, Bizantini, Longobardi, e ci fu un periodo di molta incertezza e paura in tutta quanta la zona, ed è facile intuire che gli abitanti che popolavano appunto la valle utilizzavano le numerose grotte che nel tempo ha scavato il torrente Fiastrone come rifugio dagli attacchi di queste popolazioni. Ne veniva a risentire comunque anche molto il lavoro nei campi, per la paura dei barbari, e per questo la natura si riprese quello che pian piano l'uomo gli aveva un pochino sottratto, nel senso che i sentieri cominciavano un po' a scomparire, i boschi senza un'adeguata manutenzione crebbero in modo un po' confusionario, e le valli senza un'opera di bonifica tornarono ad essere comunque malsane e paludose, quindi non più vivibili. E oltre al territorio, ci fu anche una devastazione sotto il punto di vista culturale e soprattutto religioso, e la prima religione, la prima corrente religiosa che attecchì in questa zona fu quella dei Benedettini. Sì. E dopo la morte di San Benedetto, avvenuta più o meno intorno al 547, i seguaci cominciarono pian piano a popolare la valle del Fiastrone, stimolati dal trovare un luogo solitario, un luogo lontano dalla civiltà, per dedicarsi soprattutto alla preghiera e alla contemplazione, alla penitenza, insomma, e costruirono quindi anche numerosi romitori, numerosi appunto luoghi dove pregare, tra cui anche appunto la grotta dei Frati. E seguivano molto il codice di comportamento, che era la regola di San Benedetto, la Norcia, sì. Che si può sintetizzare in orat e lavoret. Lavora. Ecco, quindi diciamo che nell'arco di una giornata, oltre alla preghiera,
bisognava comunque anche lavorare. San Benedetto, un morto di San Benedetto, era appunto l'oziosità è nemica dell'anima, detto verissimo tutt'oggi, quindi ecco, e perciò è per questo che la tutta quanta la valle, diciamo, che prima nel periodo di confusione era diventata poco vivibile, adesso con l'avvento dei benedettini cominciarono ad essere rielaborati tutti quanti i sentieri, quindi riveniva ripristinata un po' la via di comunicazione, i boschi venivano di nuovo tagliati, le paludi di nuovo bonificate, e quindi fu una grossa attività per in questo periodo nella gola, con l'avvento appunto dei benedettini. Bello. Poi successe che intorno al 3200 e 1300 invece questo ordine dei benedettini venne coinvolto in una profonda crisi e ci fu l'affermazione perciò di altre correnti eremitiche, una su tutta fu quella appunto di francescana, quella francescana, sì, con Francesco d'Assisi. E dopo la morte molti suoi seguaci, sì, appunto si insediarono all'interno, cioè lungo questa valle, e nel 1200 che successe? Successe che il francescanesimo arrivò anche alla grotta dei frati, che passò così dai benedettini ai francescani. Quindi questo c'è stato il passaggio religioso, pensa. C'è stato appunto questo passaggio religioso. La grotta dei frati praticamente è una grotta molto particolare. Al suo interno troviamo una piccola chiesina, sì, dedicata a San Cecilio l'Eremita, che era appunto un eremita che era solito pregare e meditare su uno sperone di roccia che si trova sull'altro versante, sul versante opposto da dove si trova la grotta dei frati, che attualmente sulle carte topografiche riporta proprio anche il suo nome. Su questo roccione c'è scritto proprio roccia di San Egidio. E una grotta che era composta, diciamo, dislocata su tre piani. E il primo piano oggi, il piano terra, praticamente è letteralmente sepolto, quindi non c'è oggi. C'è il piano terra che possiamo osservare con questa grotta, dove si nota subito una vasca per la raccolta dell'acqua piovana, certo, che probabilmente è stata la prima che è stata costruita, perché per costruire il remo era necessario appunto comunque, certo, l'acqua per unire diciamo la casa, la villa, ecco, per i mattoni. Quindi è stata la prima che è stata costruita questa quindi la costruzione, ecco, più antica, diciamo, questa vasca. Sì, 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 che tutt'oggi appunto si vede molto bene, cioè comunque c'è l'acqua. Quindi, quindi ancora ha la sua funzione, sì, sì, praticamente. Sì, si può osservare benissimo tutt'oggi. E di fianco appunto a questa vasca troviamo anche questa chiesina e le scale, che una parte delle scale che si vedono bene, che dal basso salivano ancora verso l'alto per andare appunto al sottotetto, quindi sotto la grotta, quindi per il terzo piano, che vabbè, tutt'oggi comunque non c'è. Ecco, noi vediamo soltanto il piano, il primo piano, diciamo, ecco, di questa suggestiva grotta, al quale poi si vede un panorama su tutta la valle, molto 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 bello. Sì, senti, scusa se ti interrompo un attimo, ma per arrivare in questa chiesina per forza c'è un sentiero a piedi, o è facile, difficile? Puoi spiegarmi, perché io non ci sono mai andata. Una persona, sì, che cammina poco come me, cosa può come può arrivare in questi posti, dimmi, cioè è difficile? Allora, sì, no, guarda, queste escursioni, ti dico, per la Grotta di Frati, le Lame Rosse e la Gola del Cestrone sono proprio per le famiglie, quindi è adatto a tutti. Perché io la Gola del Fiastrone mi ricordo di averla fatta ai tempi quando camminavo, però la chiesetta non sono mai arrivata. Guarda, sì, è molto molto caratteristica, molto bella. Qui si parte
dalla frazione di Villa di Monditalto, sì, che noi prendendo la statale, la superstrada 77, sì, la Val di Chienti, possiamo uscire a Caldarola e da Caldarola poi seguire le indicazioni per Cesta Palombo. Da Cesta Palombo, senza arrivare a Cesta Palombo, troviamo lungo la strada Montalto, sì, e poi Villa, quindi seguiamo l'indicazione del Villa e poi Montalto, e raggiungiamo poi attraverso una strada bianca. Se non siamo sicuri o ci è sfuggita qualche indicazione, chiediamo a qualcuno, certo, degli uomini che ce lo saprà sicuramente dire. Quindi si percorre questa strada bianca, c'è un piccolo parcheggio e da qui inizia questo sentiero. Ah. Questo sentiero che è tutto quanto dentro il bosco, quindi è molto fresco e molto bello. Ti dico, dal parcheggio fino alla grotta ci arriviamo in 45 minuti al massimo, quindi anche con mezza giornata, mezza mattinata libera, una la può visitare. Stupendo. E, tra l'altro, ecco, prima di questa della grotta troviamo sempre molto ben visibile e segnalato dalle bandierine rosse e bianche del CAI, sì, l'indicazione sulla sinistra, che invece scendono giù verso la gola del Fiastrone. Del Fiastrone. Cioè, una volta arrivate alla gola del Fiastrone, poi per raggiungere la forra basta proseguire lungo il fiume. E un'accortezza, volevo dire che sì, è necessario mettere i piedi a bagno, quindi è opportuno portare nello zaino magari delle ciabatte anche chiuse, forse meglio chiuse, per andare tranquillamente sul sasso. Ma perché, quindi, scusa, con le scarpe da trekking quelle lì non vanno bene, sì, perché dopo rimangono a mollo i piedi. Se uno ha a disposizione scarpe da trekking impermeabili, potrebbe anche andare, però in alcuni punti l'acqua diciamo che raggiunge, una volta raggiungeva diciamo lo stinco, adesso in alcuni punti può raggiungere anche l'inguine. Quindi, caspita, ecco, io perché mi ricordo che era proprio bassissima, le ho attraversate, sì, proprio facilmente, tant'è che appunto ho tenuto le scarpe, no, sì, ci siamo bagnati, ma era anche abbastanza piacevole. Invece adesso ci sono dei punti insomma difficili a questo punto, allora, perché l'inguine comincia a essere, sì, un po' altino, eh? Tra l'altro da un paio di anni a questa parte è così, perché effettivamente sui vari punti di partenza per queste escursioni, da Villa di Montalto oppure dalla Villa di Fiatra, che poi racconterò per raggiungere le Lame Rosse, sì, ci sono, dovrebbero ancora essere in vigore dei divieti del sindaco, perché qualche anno fa una forte pioggia diciamo ingrossò in modo spropositato il fiume, e chi era abituato a percorrere la forra con 20 o 30 centimetri d'acqua adesso se la ritrova all'inguine, quindi c'è diciamo il divieto di andare alla forra. Ho capito. Io sinceramente non l'ho percorsa, ho avuto amici che mi hanno segnalato sul sito che ci sono comunque andati e ci sono persone che ci vanno, a loro rischio e pericolo, ecco, nel senso che non c'è nulla di trascendentale, però chi era abituato a attraversare la forra con poche dita d'acqua adesso la ritrova all'inguine, quindi caspita, potrebbe quindi c'è comunque ancora in vigore questo divieto, che ho capito. Poi chi lo rispetta e chi non lo rispetta, sì, ecco, proprio rischio e pericolo lo fa, insomma, comunque. Chi l'ha fatto mi ha detto che è percorribile abbastanza semplicemente, abbastanza bene, però disagio magari uno, ecco, abbiamo fatto bene a dirlo, perché vedi, persone che magari dopo tanto tempo non vanno in questi luoghi e poi ci ritornano, ecco, trovarsi la sorpresa di immergersi fino all'inguine nelle acque abbastanza fredde del torrente. Infatti, sai, sì, e poi quando ci metti per la prima volta il piede congela. Esatto, infatti, quindi più che altro, ecco, penso che il pericolo poi appunto sia il fatto, ecco, di stare a contatto con queste acque che sono abbastanza fredde, insomma, e poi, esatto, anche se era un percorso abbastanza facile, adesso con questo problema diciamo che rimane un, sì, po' più, ecco, un po' magari più magari qualcuno difficile. Può comunque iniziare a farlo, se non trova difficoltà poi
quando vede che magari l'acqua diventa torna indietro, però è sempre affascinante comunque, penso che sia un'esperienza unica questa, veramente, molto bella. Poi adesso con l'acqua più alta sarebbe ancora meglio, esatto. Per chi piace appunto i percorsi un po' più avventurosi, così secondo me ha acquistato più fascino. Scusami, esatto. Prego, vai avanti. Dicevo che, ritornando alla Grotta dei Fati, vicino ce ne sono altre due sullo stesso percorso. La prima la troviamo proprio adiacente, poco prima della grotta, qualche metro prima, che viene chiamata la Grotta del Lavatoio. Questa veniva utilizzata soprattutto perché per l'asta per la comunità, alla fine troviamo un piccolo ripiano, una specie di lavatoio, quindi serviva appunto per la comunità che viveva nel luogo. Sì. E più avanti, invece, oltre alla Grotta dei Fati, c'è un piccolo sentierino che conduce alla Grotta dei Partigiani. Grotta dei Partigiani? La Grotta dei Partigiani, sì, chiamata così appunto perché nella Seconda Guerra Mondiale ritrovavano appunto rifugio alle persone partigiani delle frazioni e dei paesini limitrofi, insomma. E questa grotta si raggiunge proprio in 2 minuti. L'unica cosa che devo fare attenzione è che c'è il sentierino attrezzato con una catena dove tenersi sulla destra, perché c'è un 5-6 metri un pochino esposti, il sentierino è largo più o meno una trentina di centimetri, c'è questo sentierino con la catena, uno si tiene sulla catena e raggiunge la grotta, ma è molto molto bella. Al suo interno c'è una piccola madonnina che è stata posta dai partigiani oppure è stata collocata dopo? No, è stata probabilmente collocata dopo. Ho capito. Mi ricordo di questo rifugio così storico. Qui appunto avevo descritto questa partenza per la Grotta dei Fati da Villa di Montalto. Si potrebbe anche partire da Monastero, dal cimitero di Monastero. Mi sa che io ero partita dal Monastero, infatti. Perché Monastero quel paesino che si incontra dalla strada che da Pian di Piega, prima di arrivare a Sarnano, di via verso Caldarola e poi da lì ancora l'incrocio a sinistra verso Fiastra. Lungo questa strada tortuosa, insomma, con molte curve, si raggiunge Monastero, e poi qui è molto evidente sulla destra l'indicazione per la Valle del Cestrone. Sì. Si parcheggia la macchina proprio sul cimitero che si incontra, con indicazioni chiarissime. È un percorso un pochino più lungo questo, che porta prima giù al fiume, e quindi per vedere la Grotta dei Fati bisogna risalire e raggiungere il sentiero che invece appunto di cui ho parlato prima, la Villa di Montalto, collega la Grotta dei Fati. Questo è molto bello, sempre tutto molto ombreggiato e facilmente percorribile da chiunque, insomma. Sì, questo me lo ricordo, ecco, questo qui io ho fatto questo, infatti, poi sono tornata indietro, però non sono andata, no, sono tornata indietro, siamo arrivati lì e poi abbiamo fatto proprio dietro fronte, per quello che dico, io non le ho viste le grotte, perché bisognava andare avanti comunque, no? Lo farò in una prossima vita forse, no? Questo anche ti dico, con una mezza giornata uno lo può fare tranquillamente. Infatti, ci faccio un pensiero, adesso che me l'hai detto, vedi, ho preso gli appunti poi tra l'altro Paolo, ho scritto tutto, che così almeno mi ricordo. Siamo ancora in tempo, no? Se ci sono delle belle giornate. Sì, poi penso d'autunno, poi anche con il cambio dei colori, la natura nel bosco è bellissimo. Certo, quindi è affascinante in qualsiasi periodo dell'anno, diciamo. Immagino. Bene, prego, vai avanti. Un piccolo accenno così alle Lame Rosse, che si trovano appunto un po' sotto alle pendici del Monte Fiegni, un po' a nord-ovest da tutta quanta la grotta e la Valle del Cestrone, che sono un po' dislocate in maniera differente e sono molto molto particolari le Lame Rosse. Le Lame Rosse sono composte da, non è la tipica
montagne che siamo abituati a vedere di calcare massiccio. Questa è composta da detriti di falda di scaglia rotta. Non so se c'è presente, come posso dire, il tipico brecciolino rosso, non so, di pietre rosse, così, piccolino, che viene che è stato modellato negli anni dalla natura, dagli eventi atmosferici, quindi dalla pioggia, dal vento, dalla neve, dal sole, e quindi ha formato un piccolo canyon, diciamo, all'interno di una conca dove spicca il grigio del massiccio calcareo e il verde dei boschi attorno. Spiccano questi pinnacoli, queste colonne altissime, appuntite, modellate dal vento e dalla pioggia, che è uno spettacolo straordinario, un piccolo Gran Canyon, diciamo, che ecco, che abbiamo qui a disposizione. Molto molto bello e suggestivo. Si raggiunge molto facilmente anche questo, una passeggiata proprio per tutti. Si parte praticamente dalla diga di Fiastra, proprio in prossimità della diga si lascia la macchina e si cammina sopra la diga per tutto quanto il suo sviluppo, quindi si attraversa la diga. Da qui il sentiero poi è molto evidente e segnalato, che ci conduce alle Lame Rosse. Quindi è facile, anch'io lo posso fare tranquillamente. Sì, molto 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 facile. Bello. E con un'oretta poco più si raggiunge un canalone che poi è inconfondibile, perché appunto in questo canalone è scesa tutta questa ghiaia, tutta questa roccia friabile rossiccia. Da qui alla fine del canalone non si riescono a vedere questi pinnacoli che svettano le strade, bisogna cominciare a salire lungo questa ghiaia, che è più faticoso questi 100-200 metri che bisogna fare per salire, per vedere queste Lame Rosse, che tutto quanto il percorso, perché ogni passo che fai affondi con il piede, è come se ne facessi due indietro e uno avanti. Però che esperienza! Però è molto molto bello. Poi ecco, alla fine quando si presentano davanti questi pinnacoli, ti viene voglia sempre più di scoprire un pezzettino di più, di andare sempre più avanti. Quindi immagino che deve essere una cosa, uno spettacolo proprio, uno scenario incredibile poi per i nostri luoghi, no? Cioè questo canyon, come hai detto tu, così rosso, insomma, non è che lo troviamo in varie zone, capito? È sorprendente, immagino. Sì, è sorprendente, proprio un gioiellino che abbiamo qui a disposizione dei civilini, che poi ecco, molti sono affascinati magari da percorsi più alte quote o magari più panoramici, ma questi questo ne vale la pena. Allora ci scrivo da fare subito. Anche questo, ecco, preso appunti. E questo adesso mi metterò appunto un attimo un po' in un giorno, se vuoi mi contatti, se andiamo insieme. Ma come? Ah, vedi, certo, sarebbe fantastico, sarebbe fantastico. Come no? Sì, ci mettiamo d'accordo, Paolo. Bellissimo. Almeno c'ho anche la guida, guarda, veramente. Che già abbiamo saputo prima tutte le storie dei sentieri, le storie, anche veramente la storia proprio dei i luoghi, e quindi ci andiamo già preparati, capito? Sono già preparata, e penso che insomma sarebbe proprio una bella cosa. Quindi ti contatto, Paolo, quando decido, se sei libero, andiamo su. Io sono un po' lenta, te lo dico, perché non c'è problema. Percorsi brevi, perché ormai sai, l'età è quella che è, però insomma, alla fine certe cose, ecco, mi piacerebbe ancora vederle, visto e considerato che sono qua vicino, quindi perché non andare? È bellissimo. Bellissimo. Senti Paolo, abbiamo terminato per oggi, oppure vuoi dire qualche altra cosa? Erano le bellezze, i principali luoghi che si potevano vedere lungo il Piestrone, il comprensorio del Piestrone. Stupendo. Quindi noi ci sentiamo quindi martedì prossimo. E per un'altra puntata, forse adesso devo vedere il calendario, comunque ecco, preparati magari un altro argomento, perché ce ne sono appunto altri sentieri, vedi quello che vorrei dire, e noi ci sentiamo comunque in privato, se mai decido di fare questa camminata carina.
magari fine settimana, adesso vedo come sono messa, comunque la faremo. E poi ti ringrazio comunque sempre per la tua enorme disponibilità. Ricordo che chi volesse saperne di più può andare sul tuo sito www.trekkingmontiazzurri.com e noi ci lasciamo con un saluto enorme, grande. Oggi è stata una bellissima puntata, mi è piaciuto tanto, abbiamo toccato diversi punti, ci sono state le storie, bellissimo veramente, e ci sentiamo martedì prossimo. Va benissimo, grazie. Grazie a te.